Cari amici ed amiche, un saluto a tutti e a tutte voi dal vostro Andrea Cartotto. Sono qui con questo nuovo e natalizio videocorso a mettere un fiocco sul pacco regalo che l'amico Paolo Mugnaini, ideatore e sviluppatore della formidabile applicazione web PanQuiz, ha fatto a tutti noi. Ne parlavamo con Paolo da qualche tempo e alla fine ecco una nuova attesa funzione che farà felici i più pigri, ma nella realtà anche chi desidera importare semplicemente in PanQuiz un questionario preesistente realizzato, al momento sono quelli gli applicativi e i formati graditi e accolti, dicevo realizzato appunto con Microsoft Excel o Microsoft Word, ma vediamo soprattutto come risulti facile importare, perché lo abbiamo di già, perché lo usavamo con altri applicativi, un questionario con le nostre domande in PanQuiz. Entriamo ovviamente nella nostra dashboard dell'applicazione. Insomma, qui sul mio canale, nella playlist ufficiale, lo ricordo, su PanQuiz, trovate davvero tutte le modalità di utilizzo di PanQuiz. Vado subito a cliccare su Crea nuovo. Scelgo la modalità un questionario, lo ricordiamo. Il PanQuiz è la modalità live, quella più per l'interazione in classe. In questo caso non effettuo neppure alcun editing, cioè non specifico il titolo del questionario o altro, ma posso andare sui tre pallini, pulsante delle opzioni avanzate in alto a destra. Ma ed è la caratteristica che ho sempre, come dire, magnificato all'amico Paolo: i testi ben scritti e comprensibili in lingua italiana, guardate qui sotto. Perché non aggiungi una domanda oppure le importi? Clic. Da Word, come vedete, importazione da Excel, importazione da Word, formati foglio elettronico CSV, il famoso formato per l'elenco dati. Formati Word, in questo caso il formato proprietario DOCX. Andiamo a cliccare Selezionalo. Si può anche effettuare il trascinamento, ma io preferisco sempre agire con i comandi ben distinti. Vado a prendere dalla mia cartellina dei download uno dei file basic, proprio tra quelli di esempio ufficiali forniti da Paolo per avere una idea di come comporre il file DOCX. Paolo ha fornito, e c'è anche un articolo sul blog ufficiale di PanQuiz, oltre ai miei videocorsi ufficiali qui sul canale, dei modelli da ricopiare sia per Excel che per Word. Diamo sempre qualche momento perché l'analisi intelligente del documento si perfezioni. Ci sarà un breve istante di caricamento. Al termine di questa funzione, che consideriamo annunciata, presente, ma ancora in fase di testing, ed anzi segnalateci tutte le curiosità, le imperfezioni e i punti di forza che voi stessi riscontrate in PanQuiz, ebbene al termine della importazione ci troveremo davanti a questo questionario pronto, con domande e risposte a scelta multipla importate. Vero o falso, oppure risposta multipla, abbiamo diverse opzioni, addirittura l'inserimento di immagini. Ripeto, basta, potete scrivermelo anche tranquillamente nei commenti al video o andare sul blog ufficiale di PanQuiz, utilizzare i modelli così come predisposti dallo sviluppatore. Vedrete che sarà semplice. Ora sì che potremo andare ad inserire almeno il titolo della nostra attività di verifica, e io lo chiamo GeoQuiz. Clicco su OK ed ecco, con poche mosse, un questionario completo che sarebbe pronto da somministrare. E allora, da Paolo Mugnaini, PanQuiz e dal vostro Andrea Cartotto, buon Digi Natale, buon Natale, buone festività davvero a tutti voi, e tenete sott'occhio sia il blog di PanQuiz che il mio canale YouTube e questa playlist, perché con PanQuiz ne vedremo ancora delle belle.